Bentornati a tutti in questo nuovo video, siamo qua con Francesco Trainini. Ciao a tutti. E oggi siamo qua a Franciacorta per presentare un'auto, la sua auto, che si presta bene alla pista, ovvero una Mini GP. Nel dettaglio è una Mini GP2. Parlami un po' di questa auto. È una Mini GP2 del fine 2012. Praticamente la macchina è originale, a parte il motore, c'è stato fatto uno stage 2 completo con intercooler AM, filtro pannello utilizzando il suo airbox originale, Decat ovviamente, e poi mappa Manic. Con l'SPS posso anche scegliere le varie pressioni e benzine che utilizzo. La macchina in questo momento è configurazione pista, monto dell'Eneova di 08R. Il suo impianto frenante, quello originale, 6 pompanti Brembo, monta un assetto Blindstein, il B14, regolabile solo in altezza con le ghiere. La macchina va benissimo, è un ottimo giocattolo, leggera, divertente, ha tanta potenza, coppia, e si presta bene per l'utilizzo che ne faccio io principalmente in pista. E quanti cavalli avrebbe quest'auto? Allora, se lo chiedono tutti. Esatto. Bancata, non l'ho ancora bancata appunto, però indicativamente dovrebbe averne dai 260 circa 270, più o meno range quello lì, nello step C, cioè con pressioni a 1,5 bar. Buona, deve essere divertente allora. Sì, è una macchina davvero divertente, i sedili sono i suoi originali, contenitivi Recaro. Praticamente la macchina, a guardarla, è originale a parte i cerchi ovviamente, io Z i formula, sempre da 17, con gomma 2,15, 40, 17. Sembra veramente un bel mezzo e adesso non ci resta che andare a provarlo in pista. Andiamo a divertirci, vediamo che tempo riusciamo a fare, in gas aperto sempre.
uscito adesso dalla pista il nostro amico Traina. Esatto, appena finito il turno, è andata bene, la macchina si comporta bene, mi trovo molto soddisfatto. Buona. Forse le gomme non sono il massimo, sì esatto, per la pista. Vanno benissimo in strada, vanno bene per la pista, ma quando inizia a stressarlo un po' si sente che perdono. Ci vorrebbe un EG6, ci vorrebbe. Esattamente, turbo possibilmente. Turbo per risolvere tutti i problemi. Esatto. E crearne dei nuovi. No, la macchina va bene, va bene. E niente, quindi questo video è stato abbastanza corto, però almeno avete visto anche un mezzo diverso dalla esatto, solita Honda. Sì. E ci vediamo pure al prossimo video. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao a tutti! Ciao! Listen.